grande occasione di Memo. Memo desiderava essere diverso da com'era. Voleva essere più grande e più forte, come Roby l'Oscuro. Roby l'Oscuro era il capo della banda, soprannominato così perché aveva capelli nerissimi e la pelle sempre abbronzata. Organizzava le partite di calcio, sapeva dove c'erano delle vecchie case vuote da esplorare o come scalare i muri di misteriosi giardini abbandonati. E riusciva sempre a fare ridere i grandi quando erano arrabbiati con lui. Ma Memo aveva solo 6 anni. Non era capace di scalare i muri, i palloni gli sfrecciavano accanto senza che lui li potesse acchiappare e i grandi lo terrorizzavano. «Ehi, venite ragazzi, non ci sono macchine in giro, facciamo una partita!» Memo sentiva Roby chiamare i ragazzi della banda. «Dai, Memo, vieni fuori anche tu!» Ma lui scuoteva la testa, confuso. Aveva paura di quel grosso pallone e anche degli altri ragazzi. Quando Roby lo chiamava, gli altri gli facevano eco con un ritornello odioso. «Vieni, Memo, scemo, scemo, Memo! Dai, Memo, scemo, scemo, Memo!» Mentre Memo stava come al solito desiderando di essere come Roby l'Oscuro, si accorse che gli altri ragazzi della banda stavano architettando qualcosa. Bisbigliavano tra loro e progettavano di andare al numero 40. Memo restò di sasso. Il numero 40 era una casa da ristrutturare e i muratori, degli omoni polverosi dalla voce tonante, avevano proibito ai ragazzi di avvicinarsi ai macchinari, ai cumuli di sabbia e alle carriole. Ma siccome quel giorno i muratori non c'erano, la banda aveva organizzato un'incursione al numero 40 per giocare nelle stanze vuote. Memo si nascose dietro un'automobile e rimase a guardarli. Procedevano velocemente lungo la strada, poi salirono gli scalini e scomparvero dentro la porta del numero 40. Memo non avrebbe mai creduto che potessero osare tanto. Si avvicinò anche lui furtivamente e li sentì ridacchiare e bisbigliare mentre esploravano le stanze sul davanti. Poi ci fu un lungo silenzio, seguito da uno strillo acuto. Memo si fermò impietrito dietro a un cumulo di sabbia e vide tutta la banda precipitarsi fuori dal numero 40. Lo Smilzo, il Rosso, Pie Veloce e Jack Polpetta tutti correvano per la strada con un'espressione spaventata sul volto. Ma dov'era l'Oscuro? Perché lui non usciva? Chi aveva gridato? Memo decise che doveva fare qualcosa, ma era terrorizzato. Tremando, salì gli scalini del numero 40 ed entrò. Si trovò davanti a un ammasso di pareti diroccate polverose e di fili elettrici che penzolavano dal soffitto. Ad un tratto udì un lamento, un suono strano, profondo. Si fermò di botto, in ascolto. Il gemito si fece sentire di nuovo e questa volta molto più distinto. «Aiuto, mamma! Babbo, aiuto!» Era Roby l'Oscuro ed era nei guai. Memo tentò di chiamarlo, ma gli uscì di bocca solo un gridolino strozzato. Il lamento proveniva dal basso e infatti poco dopo Memo vide che nel pavimento di legno del corridoio c'era un grosso buco dai bordi frastagliati. «Roby, sei lì dentro?» «Memo, fammi uscire di qui!» Incredibile! Roby il duro, Roby il forte, stava piangendo. «Scuro, che è successo?» «Ascolta, Memo, oh!» gemette Roby. «Mi sono fatto male, fai presto, aiutami!» Memo fu preso dal panico. Che cosa poteva fare? «Oh, Memo, presto! Dove sono lo Smilzo e gli altri? Sono scappati, ma ci sono io qui ad aiutarti!» «Memo, ascolta bene, il pavimento ha ceduto e io sono caduto in questo grosso buco nero!» L'Oscuro stava piangendo di nuovo. «Mi sono fatto male a una gamba! Memo, vai a chiamare mio padre!» Memo strisciò sulla pancia lungo il pavimento e guardò dentro il buco. La sagoma di Roby si distingueva appena. «Scuro! Sei troppo scuro! Non riesco quasi a vederti!» esclamò Memo. «Piantala di scherzare, Memo, e tirati indietro! Non voglio che cada anche tu qui dentro! Vai a chiamare mio padre, hai capito? Vai, presto!» «Sei sicuro, Scuro? Potrei saltare dentro il buco e farti compagnia?» «Memo, non fare lo scemo! Vai a chiamare papà!»
Va bene, vado. Tu stai lì tranquillo. Non preoccuparti, Scuro. Ti tireremo fuori. Memo corse a perdifiato a casa dello Scuro. Gli sembrava di non arrivare mai. Bussò forte alla porta e suonò anche il campanello. Ed ecco il padre di Roby, enorme, terrificante come tutti i grandi. Presto, signore, presto! Suo figlio si è fatto male, è caduto in un buco. E naturalmente, come tutti i grandi, anche il padre dello Scuro non capiva niente. Continuava a fare domande stupide. Dove? Come? Perché? Ma che dici, ragazzino? Presto, presto, al numero 40, sa, dove ci sono i muratori, bisogna tirarlo fuori. Quando infine capì, il padre dello Scuro si precipitò al numero 40 con una coperta sotto il braccio. Chiese a Memo di tenerla sul bordo frastagliato del buco, poi si calò dentro e in pochi istanti tirò fuori suo figlio. La coperta impedì allo Scuro di ferirsi con le schegge del legno spezzato e Memo l'avvolse intorno alle spalle dell'amico mentre il padre usciva a sua volta dal buco. Roby si era fratturato una caviglia e dovette essere trasportato all'ospedale. La mamma dello Scuro dette a Memo un'enorme fetta di torta e gli fece un sacco di complimenti per il suo coraggio e la sua bontà. Memo divenne così il miglior amico di Roby lo Scuro e questo all'interno della banda voleva dire essere quasi importanti come lui. Da quel giorno lo Smilzo, il Rosso e gli altri non si sognarono di cantare mai più quello stupido ritornello. Memo, scemo, scemo, Memo, scemo, Memo.